Orgoglio per l'amministrazione comunale di Ponte, i vari eventi che si stanno susseguendo, e questo è un evento veramente di rilievo perché è 26 anni in che c'è la 26esima edizione, il concerto della Rua. Buonasera a tutti, grazie per darmi questa opportunità. Devo dire che con questa manifestazione, con questa edizione, il concerto della Rua riprende l'identità nella strada ove si è formato. L'altro anno si era tenuto in adiacenza al comune, mentre quest'anno riprende totalmente la sua identità e ne siamo molto contenti. In realtà hanno purtroppo periodo pandemico, quindi si è dovuto, diciamo, stringere quello che era la situazione reale. Assolutamente, per il periodo pandemico, quindi questione di spazi, di misure, anche di sicurezza, si era svolto in una posizione diversa. L'anno precedente invece non si era svolto. E invece quest'anno gli organizzatori, bravi loro, hanno potuto rimodulare, diciamo così, la planimetria della via e hanno riorganizzato la cosa, e ne siamo molto fieri. Ponte è ripartita in quarta, quindi con tutte le attività, e proseguirà anche dopo il concerto. Sì, perché abbiamo avuto 10-15 giorni veramente movimentati con Miss Italia, con una festa dei coscritti a cui faccio ancora gli auguri per i loro 18 anni al Castello della Tellaria. Poi c'è stata la giornata dei cori, quindi un evento teatrale sempre alla Torre Tellaria. Questo evento meraviglioso che si terrà fra pochi giorni e non è finita qui. 26esima edizione del concerto La Rua, veramente un traguardo favoloso? Beh, sì, diciamo grazie alla collaborazione di tutti siamo anche quest'anno riusciti a riorganizzare il concerto come veniva tradizionalmente fatto negli anni. Adesso questa è la 26esima edizione e siamo molto contenti che sabato riusciamo a fare questo evento che noi ogni anno è tradizione del concerto definire un tema, e quest'anno è la notte delle 100 emozioni, per anche ricordare i 100 anni della fondazione del Parco Nazionale Gran Paradiso, che fa parte di queste valli, e quindi ci sembrava giusto omaggiare anche il parco, diciamo, di questo evento. Poi ci saranno musiche di tutti i generi e ci aspettiamo una buona partecipazione, speriamo che il tempo tenga, perché sennò viene fatto comunque in chiesa, quindi le previsioni sono buone. Novità di quest'anno anche gli eventi collaterali e la parte non gastronomica. Esatto, quest'anno l'Associazione dei Commercianti ha organizzato questo evento che viene fatto nel pomeriggio e continua fino alle 8:30 di sera, dove tutti i negozianti propongono dei piatti che si possono degustare, e ci saranno 15 attività aperte per proprio accogliere le persone che vengono a prendere un po' di fresco, diciamo così. Concerto da Rua, Filarmonica Cortese qui a Ponte, quanti sono i musici che si esibiscono? Questa sera, nella serata, avremo 43 musici. 43 musici più un ospite, perché noi abbiamo sempre la tendenza di avere un ospite in serata da unire alla musica della banda, e quindi ci sarà un ospite che suona molto virtuosamente. Quindi siamo giunti al 26esimo concerto La Rua. Dopo 2 anni siamo ritornati su questa strada. L'ultimo concerto è stato fatto nel 2019, 2020 purtroppo c'è stato lo stop non dovuto a noi, nel 2021 l'abbiamo fatto in maniera più ridotta nella piazzetta del comune. Quest'anno ritorniamo alle origini, praticamente a quelle origini che sono partite dalla fine 1800, inizio 1900, dove quel concerto si svolgeva proprio su questa strada e anche sui balconi. Quindi concerto La Rua, dove Rua
non vuol dire ruota, ma è il nome di questa strada, e allora veniva fatto su questa strada proprio per ringraziare la popolazione per il sostegno e per la loro sostegno economico e per la loro presenza. In più la tradizione è che bisogna suonare nei balconi, quindi viene detto anche comunemente il concerto dei balconi, ma è esclusivamente una prerogativa di Ponte, quindi non viene fatto da nessun'altra parte. Nei balconi avremo alcune sezioni o alcuni solisti.